È stata presentata ufficialmente la coalizione per le primarie di coalizione al Comune di Arezzo. Ci può spiegare quali sono state le scelte che hanno portato a questa coalizione? Diciamo che partiamo da quello che è una cornice programmatica che ci riunisce, in cui cerchiamo di costruire quello che sarà il futuro di questa città da qui ai prossimi 10 anni. Una progettualità importante, affrontiamo tanti temi legati alla nostra città e l'abbiamo fatto in uno spirito di collegialità. La coalizione fino alle primarie del 21 dicembre sarà questa. In seguito alle primarie, quando avremo il candidato sindaco, verrà integrata insomma il candidato sindaco. Successivamente qualsiasi altra forza volesse entrare a far parte, sarà un momento di confronto all'interno della coalizione. È stata presentata ufficialmente la coalizione, vi prenderanno parte anche i Popolari per Arezzo. Come è nata questa scelta? Ma nasce da lontano, è una bella esperienza che ha coinvolto tutte le forze del centro-sinistra e soprattutto basata su uno spirito di collegialità e di condivisione, un programma che vuole rilanciare la politica amministrativa di questa città, un programma che vuole ravvicinare il comune ai cittadini, e questo non può che ritenere noi popolari soddisfatti, perché è lo spirito con cui ci siamo impegnati in questi anni, appunto come politica di servizio verso il prossimo, e quindi noi continueremo a farlo anche nei prossimi mesi, ma soprattutto speriamo nei prossimi anni di governo di Arezzo. Della nuova coalizione fa parte anche Arezzo in Comune, potremmo definirla una sinistra di governo. Detto bene, sinistra di governo. Arezzo in Comune nasce come gruppo civico perché da più parti circa un mese fa si erano sollevate varie proposte e istanze affinché la sinistra presentasse un candidato proprio, un candidato alternativo a quella che è appunto la coalizione centro-sinistra, come sempre è stata negli ultimi anni. Ecco, noi di fronte a questo abbiamo deciso di dare vita a un gruppo.